Buongiorno e benvenuti a questa prima edizione del TG6. In apertura torniamo sulla giornata di ieri di Papa Francesco all'Aquila, perché è stata una giornata proprio di grandi emozioni, ma non solo per l'Aquila, ma per tutto l'Abruzzo intero. Il Santo Padre, nel giorno dell'apertura della Porta Santa, dice: questa può diventare la capitale del perdono. A tutti rinnovo il mio saluto. Benedico di cuore voi, le vostre famiglie e l'intera cittadinanza. Siamo anzi. In Abruzzo, territorio da sempre forte e gentile, lo Iemo Annanzi, pronunciato da Papa Francesco, rinsalda la grande volontà di resilienza di una popolazione troppo spesso martoriata dalle calamità naturali. Un messaggio che butta acqua sul fuoco e spegne in mondovisione anche le tante voci di un suo farsi da parte, come il predecessore Ratzinger. Papa Francesco all'Aquila per aprire la porta della perdonanza. Dopo l'arrivo in elicottero, ha abbracciato i familiari delle vittime del terremoto del 2009, in cui persero la vita 309 persone. Voi, gente aquilana, avete dimostrato un carattere resiliente, radicato nella vostra tradizione cristiana e civica, ha consentito di reggere l'urto del sistema e di avviare subito il lavoro coraggioso e paziente della ricostruzione. Poi il pontefice è entrato nel Duomo, ancora inagibile, indossando un caschetto dei vigili del fuoco. In Papa Mobile, tra ali di folla dei fedeli, l'arrivo sul Sagrato di Colle Maggio, presiedendo la messa delle 10. Il messaggio che ha diffuso è di non perdere mai la fiducia, di non scoraggiarsi davanti alle difficoltà, così come aveva fatto in mattinata il pilota del suo elicottero. Nebbia fitta, tutto scuro, non si poteva. Il pilota dell'elicottero girava, 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 girava. Alla fine ha visto un piccolo buco e è entrato lì. È riuscito. Un maestro, Poi al termine la recita dell'Angelus dedicato al perdono e alla pace in Ucraina. no? Preghiamo per il popolo ucraino e per tutti i popoli che soffrono a causa delle guerre. Il Dio della pace ravvivi nel cuore dei responsabili delle nazioni il senso umano e cristiano di pietà, di misericordia. E se la visita alla tomba di Celestino V, il primo papa che rinunciò al suo ruolo di pontefice, aveva nei mesi scorsi alimentato speculazioni, Francesco invece a sorpresa corregge Dante e dice: Ma Celestino V non è stato l'uomo del no, è stato l'uomo del sì. Poi l'apertura della Porta Santa. Francesco è il primo pontefice a compiere questo gesto simbolico. Vestito con il pivale, percuote per 3 volte i battenti dell'antico varco con un ramo d'ulivo che gli è stato portato dal sindaco Biondi. L'indulgenza che Celestino V ha concesso nel 1294 a quanti con il cuore contrito si sarebbero recati ogni anno ai Vespri del 28 agosto si è rinnovata. E dopo la visita il Papa è tornato in Vaticano, lasciando in dono la proroga per un anno dell'indulgenza della perdonanza. Infatti, fino al 28 agosto 2023 i fedeli e i pellegrini che si recheranno all'Aquila potranno lucrare ogni giorno l'indulgenza plenaria partecipando ai riti in onore di San Celestino V oppure raccogliendosi in preghiera al cospetto delle spoglie del santo per un congruo spazio di tempo. Voltiamo completamente pagina, siamo alla politica, a parte la campagna elettorale del Movimento 5 Stelle. Questa mattina a Pescara in Piazza Unione c'è stata la presentazione dei candidati per le elezioni politiche. Paolo Renzetti. Inizia questa campagna elettorale breve, impegnativa, importante. Il Movimento 5 Stelle che vuole fare breccia negli abruzzesi portando in dote tutto quello che è stato fatto negli ultimi 5 anni. Questa è una campagna breve, però noi siamo abituati, perché siamo abituati a stare con i cittadini e tra i cittadini, per cui diciamo che per noi è un lavoro naturale. Vogliamo portare, abbiamo portato a conoscenza dei cittadini quello che abbiamo fatto in questi 4 anni e mezzo, che sono state misure rivolte ai cittadini, alle imprese e anche alle persone che gli ultimi, noi li definiamo gli ultimi, quelli che non hanno voce. Quindi noi rappresenteremo la loro voce come abbiamo fatto e continueremo a fare. Come capogruppo ho potuto seguire di prima mano tutto ciò che riguardava l'esito che poi è stato col finanziamento del PNRR di alcune delle tratte di velocizzazione della tratta ferroviaria Pescara-Roma e anche tutto ciò che riguarda la messa in sicurezza dell'autostrada 24-25.
2025. Voglio ricordare nell'ultimo decreto che è passato nelle Camere del Senato e della Camera, appunto gli unici motivi di modifica su questo decreto che riguardava la revoca della concessione autostradale a Strada dei Parchi sono stati sostanzialmente due dei miei emendamenti, uno dei quali andava a garantire maggiori sicurezza economica e di inquadramento professionale a quelli che sono gli operatori che passeranno dalle società controllate dalla holding in ANAS, e l'altro io voglio chiamarlo un emendamento che ha aperto di fatto le porte del Ministero delle Infrastrutture ai sindaci sempre presenti e pronti a chiedere informazioni, capacità di dialogo al Ministero in questi anni di incertezza, ogni qualvolta ci siamo trovati dopo 6 mesi e 3 mesi a dover sterilizzare le tratte e ad occuparci della messa in sicurezza dell'infrastruttura. Noi chiediamo agli abruzzesi un sostegno molto vivo per poter incidere, soprattutto a seguito della riduzione del numero dei parlamentari, più siamo e meglio è. L'Abruzzo ha bisogno di una rappresentanza forte. Io penso che siamo riusciti a dimostrare all'Abruzzo la qualità della nostra presenza in Parlamento, appunto rivendicando l'80% di quanto promesso. Noi parliamo di transizione ecologica, superbonus, comunità energetiche, parliamo di legge spazzacorrotti, carcere grandi evasori, parliamo di tutto quello che era scritto nel programma del 2018 e che noi vogliamo continuare a portare avanti. Il programma di quest'anno è una sorta di evoluzione di quelli che sono stati gli impegni presi con i cittadini abruzzesi nel 2018. Inizialmente esclusa, è stata ora riammessa in Abruzzo a seguito del ricorso in Cassazione la lista alla Camera dell'Alleanza tra Verdi e Sinistra Italiana. La Cassazione ci ha dato ragione, ha commentato il segretario regionale di Sinistra Italiana Daniele Licheri. Come scritto nel ricorso, passa il principio del favor partecipationis alle consultazioni democratiche. Siamo felici perché ha vinto il diritto di migliaia di elettori abruzzesi di sinistra ed ecologisti di poter votare come meglio credono. Un errore individuale e formale che avrebbe sfavorito loro sarebbe stato un fatto davvero grave. Proseguiamo con la politica. È partita dall'ex Cofa di Pescara la campagna elettorale del Partito Democratico. A tirare le fila dei democratici abruzzesi Luciano D'Alfonso e Michele Fina. Senatore D'Alfonso, parte questa campagna elettorale breve, una campagna elettorale difficile e complicata, ma sono tanti i problemi che riguardano la nostra regione. Beh sì, anche la regione è colpita dalla questione energetica. La questione energetica è proprio una condizione da strozzacollo delle famiglie e delle imprese. Dobbiamo mettere un tetto invalicabile al costo dell'energia, dobbiamo fare in modo che nasca anche un'agenda europea per l'approvvigionamento energetico. C'è uno spazio energetico unico europeo del quale si facciano carico le nostre istituzioni europee. Dobbiamo rendere facile l'approvvigionamento energetico anche delle nostre aziende e dobbiamo fare in modo che lo stipendio del lavoratore, attraverso la riduzione della pressione fiscale, guadagni almeno uno stipendio all'anno. Dobbiamo fare in modo che le nostre imprese abbiano una vita facile. Dobbiamo fare in modo che in Abruzzo le perdite dell'acqua per quanto riguarda le reti idriche, perché noi abbiamo patito la mancanza d'acqua d'estate e non solo d'estate, si affronti come stiamo facendo per esempio anche in queste settimane, provvedendo a 55 milioni di euro come investimenti a costo zero per gli abruzzesi per riparare le reti che erano un colabrodo. Dobbiamo lavorare per fare in modo che la telemedicina riguardi anche il sistema sanitario abruzzese, consentendo per esempio una nuova infornata di medici all'interno del servizio di pronto soccorso. Gli infermieri che hanno lavorato durante il periodo Covid vanno assunti, stabilizzandoli. Dobbiamo fare in modo che si superino le coordinate dell'OMS quando si stabilì il rapporto debito-investimento anche sulla sanità. Sulla sanità noi dobbiamo superare il tema del patto di stabilità. È possibile fare questo con un lavoro adeguato da parte dei parlamentari che non devono essere improvvisati. L'Abruzzo ha bisogno di attenzione e quindi ha bisogno di chi conosce l'Abruzzo. Io ad esempio mi immagino un dibattito tra le due candidate all'uninominale L'Aquila Teramo, Rita Innocenzi, che è la nostra candidata che viene dal mondo del lavoro e che è indipendente, e Giorgia Meloni. Mi immagino un dibattito in cui chiedere a Giorgia Meloni se sa dove si trova Balsorano, Barrea, Crognaleto e quali problemi hanno i singoli territori. Ecco, questo è, per portare l'Abruzzo a Roma bisogna conoscerlo, averlo nel cuore. Noi abbiamo candidato solo persone che lo conoscono e che lo hanno nel cuore.
La pagina della cronaca, la Guardia di Finanza di Pescara ha sequestrato 130.000 articoli contraffatti che sul mercato avrebbero fruttato 52.000 euro. Quasi tutti fanno riferimento all'attività di un sodalizio di cittadini cinesi. I dettagli nel servizio di Andrea Costantini. Giro di vite della Guardia di Finanza di Pescara, che nelle settimane centrali di agosto si è concentrata in particolare sulla lotta alla contraffazione. Sequestrati 130.000 articoli, peraltro non sicuri, che avrebbero fruttato, una volta immessi sul mercato, profitti illeciti per 52.000 euro. Nel mirino in particolare è finita l'attività di un sodalizio formato da cittadini di nazionalità cinese impegnati nelle diverse fasi del commercio illegale, dalla distribuzione sul territorio nazionale alla rivendita al dettaglio nella provincia di Pescara. Da qui è scaturito il sequestro di 120.000 articoli di bigiotteria non conforme, senza alcuna certificazione sulle percentuali di presenza di materiale potenzialmente nocivo come cadmio, nickel e piombo, nonché più di 11.000 carte da gioco Pokémon contraffatte, molto in voga tra i giovani e i collezionisti appassionati che le acquistano in genere come investimento da far fruttare con ampi guadagni sul mercato internazionale. Le carte più rare infatti raggiungono valori che vanno da decine di migliaia fino a milioni di euro, e se una carta falsa venisse immessa nel commercio da collezionismo, fanno sapere le Fiamme Gialle, diventerebbe sicuramente oggetto di truffa. Si tratta di uno dei risultati del piano d'azione denominato Stop Fake, col quale la Guardia di Finanza di Pescara ha risalito la filiera illecita della contraffazione dal territorio abruzzese a quello laziale. Con l'avvento delle nuove frontiere tecnologiche, dichiara il comandante provinciale delle Fiamme Gialle di Pescara, Antonio Caputo, i rischi di cedere, vendere o scambiare un falso dal valore di pochi centesimi di euro come un pezzo raro e costoso sono decuplicati. Per questo il presidio del corpo si estende anche al mondo del virtuale e del commercio elettronico. Al via l'edizione 2022 del Festival D'Annunziano di Pescara, che è stato presentato questa mattina a Pescara. Tanti gli eventi in calendario dal 3 all'11 settembre. 8 giorni di grandi eventi fra cultura, musica e teatro. La quarta edizione del Festival D'Annunziano di Pescara proporrà anche concerti, convegni e appuntamenti dedicati all'arte. Il clou previsto con il concerto dell'emergente cantante Achille Lauro. Questa mattina la presentazione a Pescara presso la sede della regione da parte del presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri. Abbiamo usato alcuni dei colori più cari a D'Annunzio per descrivere le quattro sezioni principali del festival: sport, arte, musica e spettacoli. Crediamo di aver messo insieme un cartellone ampissimo, di grandissimo livello e prestigio, e con un approfondimento culturale storico che ovviamente sarà la sessione che guiderà il nostro direttore artistico, che è Giordano Buloguelli. Dal punto di vista musicale spaziamo su tutti i generi, dal jazz alla musica colta, al rock, al pop. Sono tutti spettacoli gratuiti ovviamente, tranne uno che è a pagamento, gestito dall'ente manifestazioni pescaresi, il concerto di Bruno Risarsi, i cui utili saranno riversati, come già l'anno scorso, al comune di Pescara per completare la riqualificazione nei comparti della pineta d'Annunziana oggetto dell'incendio. Aggiungiamo anche una parte non gastronomica che negli interscambi di promozione dell'Abruzzo e dei luoghi d'Annunziani ci aiuta, e quindi questo scambio con il Garda e con Asolo, e noi mettiamo in campo la frittata fatta dai nostri chef e da Nico Romito. Presidente, un appuntamento questo che cresce anno dopo anno. Eh sì, siamo alla quarta edizione, ormai il festival ha una dimensione nazionale pienamente riconosciuta anche dal Ministero del Turismo, che credo con ogni probabilità ci aiuterà patrocinando il Festival D'Annunziano e anche aggiungendo una parte economica che ci permetterà una coda del festival soprattutto nei luoghi d'Annunziani, penso a Francavilla, a San Vito, a Chiesa, a Lanciano, che estenderà la partecipazione. Festeggiato a Fossa Cesia il centenario di attività della concessionaria Barbuscia, tra musica e divertimento non è mancato il ricordo della storia della società. Vediamo il servizio di Enrico Di Simone.
Il supporter beach di Fossa Cesia si è trasformato nella meravigliosa cornice del compleanno della concessionaria Barbuscia, un traguardo storico per il gruppo leader del settore automotive, 100 anni di attività di un colosso che ha fatto della lungimiranza e dell'innovazione i suoi cavalli di battaglia. Per esattezza quest'anno festeggiamo i 102 anni che purtroppo non abbiamo potuto fare una festa 2 anni fa per il Covid, ma oggi ci tenevamo veramente a celebrare questo evento insieme a tutti i nostri amici clienti per dare anche un segnale di rivitalizzazione, un'azienda che è passata tramite tantissime difficoltà ovviamente come tutte durante questi 100 anni e guardiamo al futuro sicuramente con ottimismo cercando di proporre ai nostri clienti novità, innovazione e tantissima trasparenza. Durante la serata si brinda e si festeggia e si guarda anche indietro al passato, a quel 1920 che pose le basi del successo, a quella società che un secolo e 4 generazioni fa iniziò a vendere trattori Ferguson a Porto Sant'Elpidio, per poi arrivare alle lussuose Mercedes-Benz. Ed è proprio durante l'evento che è stato mostrato al pubblico il nuovo modello della Stella a tre punte, la AMG SL. Modello iconico per Mercedes che ha segnato dei passaggi importanti anche nella vita sociale italiana, pensiamo un esempio su tutti alla Dolce Vita, e quest'anno si presenta in una generazione di prodotto completamente rinnovata per contenuti tecnici e tecnologici veramente al top di quello che oggi il mercato automobilistico può offrire. Tra il divertimento e la musica non sono mancati invitati speciali, presenti il conduttore Max Giusti, le attrici Martina Stella e Jane Alex Alexander e il giornalista Giuseppe Di Tommaso. Una serata dal clima familiare con gli amici di sempre e con i clienti più affezionati. E ora occhi puntati al futuro per Barbuscia, verso nuovi progetti sulle strade più avventurose di sempre. Torniamo a Pescara perché questa mattina a Palazzo di Città sono stati illustrati i dettagli del raduno della Nazionale Italiana Amputati che si svolgerà in città dal 2 al 4 settembre. Un'iniziativa incentrata sull'inclusione sociale attraverso lo sport. Va in questa direzione l'attività sportiva della Nazionale Italiana di Calcio Amputati che dal 2 al 4 settembre preparerà a Pescara i mondiali che si svolgeranno in Turchia. Lo stage si terrà proprio nel capoluogo adriatico presso il centro sportivo di Via Imele. Questo raduno della Nazionale di Calcio Amputati che si prepara a Pescara per i campionati mondiali che si terranno in Turchia alla fine di settembre ci riempie di orgoglio. Abbiamo inclusione sociale, abbiamo lo sport, abbiamo l'attenzione ai temi della disabilità. Pescara si distingue sempre da questo punto di vista e mi piace sottolinearlo perché poi le comunità devono muoversi nell'ottica dell'inclusione. Inclusione e a Pescara nessuno viene lasciato indietro anche con esempi di questo genere. L'evento pescarese è stato curato dalla Fispes Abruzzo in collaborazione con la società calcistica dilettantistica Gladius Pescara. Una bellissima iniziativa, i ragazzi della Nazionale si prepareranno ai mondiali di Istanbul che ci saranno tra fine settembre e inizio ottobre, è il penultimo raduno in vista della preparazione a questa importante manifestazione, e saranno 18 i convocati e la Federazione Italiana Sport Paralimpici Sperimentali per la prima volta viene a Pescara in Abruzzo a fare una manifestazione nazionale e siamo pronti perché cercheremo di creare seguito attraverso anche iniziative locali. Grazie alla collaborazione con la Gladius 2000, un'associazione sportiva dilettantistica cittadina che gestisce il campo di Via Imele, quindi nel centro di Villa del Fuoco, e abbiamo questa struttura e abbiamo deciso di ospitare lì la Nazionale Italiana Calcio Amputati. Servizio quest'ultimo che ci introduce alla pagina di sport, ultima amichevole per il Pescara prima dell'avvio di campionato di domenica prossima. Le reti di Lescano e Pellacani regolano la Vis Pesaro in gol con Fedato, settimana che si apre con le ultime trattative di calciomercato e domenica all'Adriatico Cornacchia arriva l'Avellino.
Nell'ultima uscita precampionato il Pescara supera la Vispesaro per 2-1 dopo 90 minuti comunque equilibrati. Dopo il KO di Silvi, i biancazzurri sono tornati alla vittoria che tutti sperano possa essere di buon auspicio per la prima di campionato con l'Avellino. Poche le emozioni nel primo tempo che vede tanto gioco a centrocampo, tanta imprecisione e anche molto nervosismo. Il Pescara appare imballato e non riesce mai a rendersi veramente pericoloso. Da segnalare al 17esimo il tiro di Gazzoini per gli ospiti con il pallone alto di poco. Il match non decolla con i giocatori che in una partita che ha ben poco di amichevole se le danno di santa ragione con Di Cicco di Lanciano che ammonisce nel giro di pochi minuti Pellacani, Jabois per il Pescara e Gavazzi per i marchigiani. Al 48esimo la squadra di Colombo trova il vantaggio, corner di Mora spizzicata di Pellacani e palla nella zona di Lescano che in tuffo di testa anticipa tutti, pure i compagni di squadra, mettendo il pallone in rete per l'1-0. Nella ripresa il match è più vivace, al sesto Marcandella su punizione mette la sfera al lato di poco, al nono si vede Marco Delle Monache con un tiro centrale. Con diverse sostituzioni da ambo le parti le formazioni si allungano, al 13esimo ospiti pericolosi con Gomme che manca il pari di un soffio, al 18esimo il Pescara trova il raddoppio con Pellacani che di tacco su angolo di Delle Monache fa 2-0. Gli ospiti non ci stanno e al 35esimo trovano il 2-1 con Fedato che realizza un calcio di rigore assegnato dal direttore di gara dopo un contatto in area fra Boben e De Graua. E dalle prossime ore ci si concentrerà sul mercato da cui Colombo si aspetta ancora novità positive. Marco Sau dovrebbe dare una risposta definitiva entro lunedì, sempre per l'attacco. Non è tramontato l'interessamento per Alessandro Gabrielloni di proprietà del Como. Per il centrocampo Carlo De Risio resta una possibilità, mentre si aspetta solo l'ufficialità per il ritorno a Pescara del difensore Riccardo Brosco, mentre per Davide Veroli resta sempre probabile la pista Cagliari, con ingrosso che invece rimarrà in riva all'Adriatico. Il Pescara batte 2-1 la Vispesaro e da domenica prossima sarà campionato. Dobbiamo guardare gli aspetti positivi in questo momento, dove noi stiamo cercando di costruire delle fondamenta da zero, quindi dobbiamo essere in grado di avere la giusta dose di pazienza, anche se poi nel calcio la pazienza è sempre ha un limite, però credo che vadano analizzate le cose buone, i passi avanti che sono stati fatti, perché poi dobbiamo avere fiducia in quello che stiamo facendo e questo magari questo risultato, ma il risultato a me interessa relativamente, interessava una prestazione di un altro spessore, soprattutto dal punto di vista caratteriale rispetto a quelle espresse ultimamente, e quindi credo che da quello poi può nascere anche un aspetto tecnico, ma conoscendo anche il girone, le situazioni che andremo ad affrontare e a trovare nel girone C, la cosa primaria è un aspetto mentale, caratteriale di una squadra che deve essere solida, deve essere pronta alla battaglia su ogni campo, dove magari l'aspetto tecnico passa in secondo piano e ci sono molte partite sporche, e allora diventa fondamentale che uno sia in grado di essere prima di tutto lottatore, poi se in aggiunta tira fuori la qualità che uno può avere è un di più e aiuterà sicuramente ad ottenere risultati, ma noi stiamo lavorando principalmente sull'aspetto mentale e caratteriale di una squadra che deve essere comunque il più propositiva possibile, e questo da allenatore in questo momento è una frase abusata, però deve essere una squadra che squadra, soprattutto deve essere squadra in ogni situazione, e questa è la cosa più difficile, soprattutto quando si parte con una rivoluzione che ha praticamente azzerato le squadre precedenti. La FIGC ha bocciato la richiesta della SSD Città di Teramo per l'iscrizione in sovrannumero al campionato di Serie D. Questo stando alle indiscrezioni che arrivano. Ancora non ci sono notizie ufficiali, ma il massimo organo federale non ha accolto la richiesta della nuova società prutina che chiedeva la quarta serie nazionale dopo la bocciatura da parte del Consiglio di Stato del Teramo Calcio 1913 SRL, che non è stato iscritto al campionato di Lega Pro. A questo punto per il calcio biancorosso aumentano gli interrogativi per il prossimo torneo da disputare.
E noi in Serie D ci andiamo perché è cominciata la Coppa Italia per le squadre abruzzesi, successo per 1-0 per il Pineto nel primo turno di Coppa Italia. Nello scontro tutto abruzzese contro il Notaresco, decide ad inizio ripresa un rigore trasformato da Allegretti. I rosso-blu ancora incompleti disputano comunque una buona prova. Jacopo Forcella. Il Pineto porta a casa la qualificazione in Coppa Italia, al Notaresco invece restano buone indicazioni, malgrado sia compagine ancora da completare. Decide Allegretti, una gara niente affatto spettacolare, antipasto dell'esordio in campionato di domenica prossima. Prima frazione che, anche complici le temperature ancora profondamente estive, vive di rarissimi momenti di cui prendere nota. Il Pineto prova a fare di più la partita come era nelle attese, mentre il Notaresco, con i tre centrali dietro a proteggere Sciba, concede poco. Quando lo fa, come al minuto 17, Braghini trova il corridoio per il piatto troppo centrale di Allegretti, controllato dall'estremo difensore notareschino. La risposta blanda degli ospiti nel colpo di testa impreciso di Cantarini sul corner di Gelsi. De Patre perde Bartoli per un problema fisico, entra il 2004 Iulitti, ma è ancora Gelsi dalla distanza a tentare di far male senza fortuna a Mercorelli. Dall'altra parte il Pineto ci prova con la conclusione di Foglia, che non inquadra lo specchio. Amaro nell'intervallo inserisce Gurini per Losicco e il cambio paga subito, perché Iulitti affonda in area al numero 30 e Sassano manda sul dischetto Allegretti, che spiazza Sciba e porta in vantaggio il Pineto. La reazione del rossoblù, oggi in maglia verde, con la conclusione alta di Di Renzo, ma sono i padroni di casa a cercare l'affondo e il gol sicurezza. Ci va vicino Ceccacci di testa dopo una punizione di Domizzi, para Sciba, esattamente come due giri di lancette più tardi, quando il neoentrato Njambe lo impegna con un diagonale destro all'interno dell'area. La formazione di De Patria è un sussulto a poco meno di un quarto d'ora dal termine, quando il cross di Scipioni trova i centimetri di Grauberg, che sfiora il pallone calibrato ma non impatta come dovrebbe. Un cliché che si ripete a 5 minuti dal fischio finale, quando l'attaccante svedese colpisce meglio e sfiora il palo sinistro di Mercorelli, in un finale nel quale il Pineto cede un po' in concentrazione e Grauberg si ritrova la terza palla sulla testa, che stavolta indirizza centralmente. Finisce 1-0 per il Pineto e tra 7 giorni, sullo stesso terreno di gioco, arriva il Termoli. Mercato e campionato invece le urgenze del Notaresco, che vedrà rinforzi in tutti i reparti. Ma quello che si è visto dà già a Tiziano De Patre una buona base di partenza. Un Chieti volitivo ma ancora acerbo e incompleto viene superato a domicilio per 0-1 dal Porto d'Ascoli, che avanza al secondo turno di Coppa Italia. Ha deciso un Eurogol di Battista. Prima ufficiale amara per il nuovo Chieti, calcio targato Ettore Serra, che ha rilevato dopo una lunga ed estenuante trattativa la società dal duo Mergiotti-Trevisan. Il primo Chieti di mister Corrado Cotta è ancora un cantiere aperto, mancano ancora alcune pedine di esperienza e qualità, soprattutto in avanti, dove la squadra è sembrata leggerotta. Buoni spunti su cui lavorare sono arrivati nella ripresa con il cambio di modulo. Primo tempo di grandi sbadigli, caratterizzato per lunghi tratti dai tantissimi errori individuali. Per vedere il primo tentativo di tiro in porta bisogna così attendere il 22esimo minuto di gioco e Pietrantonio, da cui passano la maggior parte delle giocate neroverdi, ad accentrarsi, ma la riuscita della conclusione è da dimenticare. Il Porto d'Ascoli non riesce a trovare le geometrie per scardinare la difesa, così il Chieti prende coraggio e da situazione di calcio piazzato vanno ad un passo dal vantaggio. Pietrantonio sul primo palo rimpallo che favorisce Giacomo Rossi, a cui si oppone testa, sfera sui piedi di Masavud, ma il tiro termina al lato. Buono il primo tempo dell'italoganese, che nell'occasione poteva sicuramente fare meglio. A inizio secondo tempo subito un cambio tra i locali, con D'Innocenzo a prendere il posto di Riosa, un centrocampista per un attaccante, con il Chieti che passa così al 4-3-3 con Pietrantonio e Giacomo Rossi esterni alti. Ed è proprio quest'ultimo, sfruttando la sovrapposizione di un compagno, a trovare lo spiraglio per la conclusione che impegna a terra testa. Le squadre si allungano e così, dopo un primo tempo in ombra, sono anche gli ospiti a provarci dalle parti di Vitiello. Spagna in area decide per la conclusione di prima intenzione, ma da ottima posizione mette a lato. Crescono gli ospiti alla seconda partita ufficiale in stagione, spinti soprattutto dal neoentrato Battista, e Chieti che trema al minuto 17, quando il terzo tempo in area di rigore dell'altro neoentrato Rovinelli è perfetto, ma la sua incornata termina di poco sopra la trasversale. Il gol è nell'area e arriva 3 minuti più tardi grazie proprio a Battista. Il numero 11, con una giocata delle sue, rientra sul mancino e con la sfera che termina la sua corsa in fondo al sacco. Gli Orange festeggiano, ma subito lo svantaggio il Chieti ha la bravura di non scomporsi ed ha sui piedi del suo capitano il pallone del possibile pareggio, ma testa non si fa sorprendere, così come calcola bene il rimpallo velenoso del pallone sul tiro
da distanza proibitiva di Massavut. I giorni di ritardo nella preparazione si sentono e così i teatini finiscono la benzina e c'è tempo solo di vedere la bella parata di Vitiello che nega la doppietta Battista. Il Chieti esce tra gli applausi di incoraggiamento della tifoseria, ma a passare il turno il Porto d'Ascoli. Domenica prossima è già prima di campionato, sempre l'Angelini contro il Vasto Girardi. E questo era il nostro ultimo servizio, tutti quelli che avete visto sono disponibili sul nostro canale YouTube o al sito www.tv6.it. Prossimo aggiornamento con l'informazione alle ore 19. Grazie per l'attenzione e buona giornata.